Allora sì, è una gara importante per tutte e due le squadre. Per noi è una gara difficile perché incontriamo una squadra che è forte, una squadra forte che l'anno scorso facevano la Serie B, e una squadra ambiziosa, una squadra con dei valori e quindi è una partita molto complicata per noi, molto complessa. Dovremmo essere pronti domani a qualsiasi tipo di partita. Abbiamo recuperato l'ASIC. E Gerby inizia a star bene, inizia a vedere dei miglioramenti. Il tempo di migliorare, il tempo di riuscire ad esprimere il nostro massimo potenziale è lungo. Non è certo in 5 partite che noi possiamo vedere i miglioramenti di una squadra, anche se secondo me dall'inizio dell'anno si sono visti dei buoni miglioramenti. È una partita importante perché ci teniamo, è un'opportunità per noi perché incontriamo una squadra forte, con dei valori assoluti forti e quindi è un'opportunità per dimostrare di essere all'altezza, è un'opportunità per fare punti, è un'opportunità per continuare a migliorare e è una partita in quanto tale la prendiamo come giusta competizione. Sì, ho in mente di fare un paio di cambi in formazione. E più che altro per cercare di sfruttare inizialmente una maggiore freschezza fisica e siccome loro hanno uno svantaggio rispetto a noi che hanno un giorno in meno di recupero, io credo che la partita dal 60esimo, 65esimo in poi sarà una partita diversa e lì giocatori freschi con condizione fisica buona possono spaccare la partita e quindi sì, sto pensando di fare qualche cambio. L'abbiamo preparata come prepariamo tutte le partite, studiando l'avversario e cercando di capire che partita ci attenderà domani. La Juve Stabia è una squadra che prova a giocare e quindi credo che verrà fuori una partita giocata, non una partita sporca, non una partita sulle seconde palle. E quindi si è preparata la partita cercando di seguire e di pensare che tipo di partita possa venire fuori. E noi vogliamo far bene, vogliamo cercare di vincere più partite possibili. Io adesso non mi soffermerei sugli obiettivi. Noi dobbiamo avere l'umiltà giusta per affrontare questo campionato, con la consapevolezza che ci sono squadre più forti di noi, con la consapevolezza che noi siamo una squadra che possiamo far bene, ma faremo bene se riusciremo a dare tutto in campo e ad essere la miglior squadra che possiamo essere. Consapevoli del fatto che ci sono squadre più forti di noi, più attrezzate di noi, e quindi l'umiltà e la voglia di sacrificarsi, la voglia di dimostrare ogni domenica deve essere grande da parte dei ragazzi.